venerdì 8 dicembre siamo con Willy Canna da Nibali Gallery a presentare questa mostra eclettrica, non elettrica, ma eclettrica. Chiediamo a lei il perché di questo nome di raccontare com'è nata questa collettiva, che sono circa una 40 artisti, tutti abbiamo visto di ottimo livello. Sì, la mostra è nata, si cercava un titolo eclettica, sembrava giusto perché è una mostra molto eclettica, si voleva mettere tutti insieme, alcuni, cioè ovviamente una selezione, è uscito fuori la mia opera Donna. Donna elettrica, e allora insieme, scherzando, ridendo, abbiamo deciso eclettrica. Eclettrica. Senti, questi artisti come li hai messi insieme, tutti questi artisti, tutti questi stili diversi? Perché qui c'è, direi, una panoramica completa degli stili pittorici che possiamo incontrare. Devo ringraziare assolutamente l'artista Daniele Alfani, perché in un senso è quasi co-curata questa mostra, perché si voleva mettere tutti insieme, perché già che stiamo tutti riflettendo molto su Fabrizio Borghini, sta sul cuore, come abbiamo parlato insieme anche del discorso che lui metteva le persone insieme, di togliere l'invidia, che è una parola che io veramente non supporto, ma chi supporta questa parola? Allora noi abbiamo pensato per la prima volta, ma grazie anche a altri che hanno aiutato, perché a me piace vedere le opere in una linea perfettamente misurate, gli spazi, questo è il mio gusto di voler vedere le opere. Invece altri artisti come Carlo Fontana, per esempio, di Venezia, ha detto no, è meglio spaziato, ma abbiamo tutti modi diversi di voler vedere, eccetera. Allora, grazie Daniele Alfani e me insieme abbiamo messo le opere completamente spaziate diversamente, altezze diversamente, e abbiamo provato di far vedere che ognuno è favoloso, ogni artista eccellente, ogni artista ha una visione che è importante portare avanti, e veramente era con questo pensiero di Borghini, perché è importante quello che ha fatto Borghini, è stato discusso parecchio anche da Eugenio Gianni, del discorso che andava da tutti, dava supporto a tutti, e non era un giudicare chi è meglio dell'altro, ma è di aiutare le persone a migliorare. Eugenio Gianni ha detto una cosa assolutamente sulla quale non si può che essere d'accordo: Fabrizio Borghini è insostituibile. Senti, però parliamo di un'altra cosa che è molto importante oggi. Oggi sono 10 anni di questa galleria, ma anche 30 anni della tua attività. Mi vengono brividi, ma insomma non brividi, non niente, perché c'è un giorno come tutti i giorni, però mettendo la mostra mi sono reso conto un attimo, perché stavo pensando veramente a 10 anni qui, perché 10 anni qui era incredibile. Quando ho aperto Bottega qui ad Arezzo, tanti mi hanno detto: ma non ce la farai, cioè chi ci vuole, cioè chiuderai, e io li guardavo e ho detto: non mi conosci. E ora sono 10 anni, mi fa piacere quando li vedo camminando, perché dico ciao, come stai, capito? E non si può chiudere il sogno di un altro, dobbiamo dare speranza, dobbiamo dare ottimismo, dobbiamo lavorare insieme. Il sogno continua e si allarga, perché diciamolo, ora martedì prossimo c'è un appuntamento importante, non ad Arezzo ma a Firenze. Cosa succede a Firenze, diciamolo? Sono strafelice, perché Firenze è uscito fuori come una soluzione, perché cercavo spazi ad Arezzo, grandi spazi, cercavo, uno deve cercare, a volte capita la prima cosa che trovi, però era sicuramente Andrea Canepoli a chiamarmi dalla sua, a dire Firenze, torni a Firenze, e ho cercato tanti posti. Ho trovato un posto centrale favoloso a via Impurgatorio 14 Rosso, e io non potrei essere più felice di aprire un mio studio. 30 anni da quando, nel 93, quando ho fatto questa opera che è mostra di incisione, perché sono stata un'incisione per iniziare,
comunque sì, era pittura, ho trovato la pittura a Firenze, dove ho studiato la pittura, ma comunque sia, martedì prossimo un giorno importantissimo dove farò una piccola personale e farò vedere 30 anni di opere. Noi abbiamo già visto questo posto in via del Purgatorio, che è vicino a tutto, vicino a Palazzo Strozzi, vicino a qualunque altra cosa. Posto molto carino, molto ben attrezzato, e quindi ci vediamo martedì. Grazie. Fra gli artisti che partecipano a Eclettrica, Giancarlo Montusca, al quale chiediamo qualcosa sul quadro che ha esposto, il quadro che poi passa in questo momento in sovraimpressione. Sì, è un quadro che ricorda gli inizi di Daniel, no? Passai davanti a questa nuova galleria, c'era Daniel, rimasi un po' impressionato perché non era il momento di aprire galleria, non so. E niente, facciamo subito amicizia con Daniel e fece una mostra lì, quel quadro è di quel periodo, no? Oggi non è più riconoscibile magari nel mio lavoro perché cambio spesso. Ecco, dato ci sono altre mostre in questo momento in corso, sue mostre. No, ho appena chiuso una Bari e niente, sono tante gallerie che seguono, ma con Daniel c'è questo rapporto, poi l'ha ricordato Borghini, che gli dissi io chiama questo Borghini, e dice ma chi è? Tu chiamalo, vedrai. E questo è un bel ricordo di Fabrizio. Sì, dove... Ho lavorato tante volte con Fabrizio, lui organizzava queste cose dappertutto, no? Sì, quindi ci conosciamo, con Fabrizio lo conosco da Budo. 20 anni, sì, sì. Anche sulla rivista, sulla Toscana Nuova, lei c'è stato più di una volta. No, mai? No. Allora, dobbiamo farlo, un articolo, dobbiamo farlo, un'intervista, dobbiamo assolutamente fare. No, questo è molto, molto volentieri. Ecco, complessivamente questa mostra cosa le pare come livello? No, è varia, no? Almeno non ci si annoia. E spesso si vede sempre lo stesso, almeno qui vedi tante cose, no? Ma più che altro è lo spirito che è bello ancora, che non c'è più questo spirito, io sì, sono anziano, quindi una volta c'era. Ma quanto conta il confronto fra artisti che si incontrano, mettano uno accanto all'altro, questi, oppure non serve a nulla, nel senso che poi ognuno... No, serve a tantissimo, io ho avuto una grossa esplosione con Alinari, un amico, con Luca, no? Ci trovavamo su in Alta Italia, Omar Ronda ci metteva insieme, c'eravamo 30, 40, 50 artisti anche là, no? Era molto divertente. Grande Luca Linari, grazie. Thank you.
di pensieri soavi, Lucio Gatteschi. Allora, la scelta di questo pittore è facile perché vediamo le sue opere e quindi siamo... Però raccontaci un po' com'è che vi siete incontrati e com'è che hai deciso di esporla in questo tuo spazio. Lucio Gatteschi è un artista incredibile che conosco da quando ho aperto la galleria tanti anni fa. E allora ho sempre seguito lui e quello che faceva, le mostre. Ultimamente ci siamo incontrati e abbiamo suggerito di fare una mostra personale delle sue opere, perché lui è un artista particolarmente concentrato nella bellezza, sia natura, anche alimentazione, sia il suo amore per il ballo, la sua amore per la vita. Le opere sono veramente eccezionali. Sì, sono opere che trasmettono tantissimo, trasmettono pace, trasmettono bellezza, trasmettono armonia, ma anche da un punto di vista proprio fattuale c'è tanta roba in questa. Sei un pittore autodidatto oppure hai fatto degli studi? No, è stata una cosa autodidattica. Assolutamente da solo? Sì, non mi ha insegnato nessuno. Ho copiato dai libri, da qualche maestro, è evidente, qualche riferimento bisogna averlo. Poi dopo ho avuto la fortuna di avere una dimensione mentale che è questa. Cioè? Della ricerca del bello, la dimensione del bello dove io ho sempre vissuto. Praticamente qui la campagna è così. Quindi io faccio vedere a quelli che vivono purtroppo loro nei grattacieli che qui c'è un altro mondo. Capito? A me non mi interessa l'americano, abbi pazienza... l'americanità, non mi interessa. Io musica sì, però. La musica sì, musica, rock and roll. E quindi, capito, questa è la mia dimensione. Cerco di, come si dice, ognuno scrive i suoi libri, ognuno fa le sue canzoni. Questi qui sono i miei libri e le mie canzoni. Se uno è nella mia dimensione mentale, spirituale, li capisce. Se no, prende, passa la mengo, non mi interessa, capito? Non è che io aspetto il giudizio di qualcuno, è bello o brutto, non mi interessa, io faccio il mio mondo. Se uno è nella mia dimensione lo capisce, punto e basta. Un mondo di pace, ma secondo te conta più il contenuto o più la parte fisica, la parte tecnica? Perché io ho iniziato a dipingere da me, mi sono inventato questa tecnica pittorica. La faccio io. C'è qualche pittore che ha provato a rifarlo, mi ha detto, un pittore bravo, mi ha detto, non ci riesco. Questa qui è una cosa elementare, diciamo. E quindi sono arrivato a fare la sintesi del paesaggio con una sintesi pittorica. E, capito? Sono riuscito a trovare queste che mi meraviglio io per primo, come sono riuscito ad arrivare a queste cose, perché i miei quadri sono differenti da tutti quegli altri. Su questo non c'è dubbio. Si vede 100.000 quadri, si assomigliano tutti, vedete che sono differenti. Quindi quello che dico sempre io, in ogni categoria artistica c'è la serie A. Io lo dico, io nella serie A ci sono i primi e gli ultimi. Anche fossi l'ultimo, sono sempre di serie A, capito? Perché io faccio un discorso che è mio, non è che... mi confondo con quell'altro. Assolutamente d'accordo. Comunque, da un punto di vista tecnico, qui c'è tanta roba. Mi ha colpito molto la separazione fra questi volumi, che è davvero ha dell'incredibile. Uno stile unico. Credo che lo stile sia la cosa più importante per un artista, perché vuol dire che l'artista è autentico, non scimmiotta le mode, solamente lui. Quando si può riconoscere un artista, vuol dire che è un artista autentico. Sei d'accordo? D'accordo. Poi volevo dire, io trasmetto anche una spiritualità nei miei quadri, non è semplice. Nella sintesi c'è anche la dimensione materia e la dimensione spirituale. Per esempio, voi vedete quei mondi là che galleggiano nel cielo. Sì. E cosa sono quei mondi che galleggiano? È un messaggio spirituale. Cioè, se noi si abitasse in un mondo piccino in quel modo, nel cielo, che galleggia nel cielo, invece di essere
persi dalla materia che abbiamo intorno, che non ci rendiamo conto, è talmente grande che noi siamo assorbiti dalla materia. Ma se noi si fosse in un mondo piccolo in quel modo, e te vedi di sopra il cosmo, di sotto il cosmo, a destra il cosmo, cominceresti a ragionare, avere altri pensieri, ti faresti altre domande che non te le fai qui nella dimensione terrestre, capito? Cominceresti a fare delle domande, che sono domande spirituali, si entra in un'altra dimensione, capito? Che noi qui non ce le facciamo, non ce le insegna nessuno, o ci arrivi da te o se no è chiuso. La pace, per esempio. La pace la trovi quando sei nella dimensione altro che i grattacieli. Perché io immagino quelli che campano nel grattacielo come fanno a campare, io non lo so. Forse se lo chiedono anche loro. Appartamento a 3, 4, 5 piani, ascensore da manicomio. Immagina un grattacielo di 100, 200, 300 piani, ma dove vai? Cioè te butti quelli che fanno le finestre sigillate che non si possono aprire, se no la gente sa quanti si andrebbero di sotto. Vedi, questa è la cosa bella di presentare gli artisti in questo modo, perché cioè, l'artista deve parlare, deve raccontarci le sue cose, cioè, se no non ha contatto con cui abbiamo tante persone ci stanno ad ascoltare, credo siano contenti di quello che lui dice. Penso in questo discorso della natura sono in piena sintonia con Lucio da sempre, perché anch'io sono di Los Angeles, dove ci sono tantissimi grattacieli, mi sa che ne hanno fatto 50 nuovi negli ultimi anni, non finisce mai. Io ho scelto la Toscana, poi Arezzo, vivo in mezzo alla foresta nazionale ad Arezzo e sto molto meglio con i cinghiali e tutti quanti, allora ci si trova in sintonia. Credo che dobbiamo assolutamente pensare a far vivere le persone nella natura, è più pacifico con gli animali, con i verdi, con le piante, molto importante. Però se venissero tutti a vivere in mezzo alla natura poi ci sarebbe qualche problema di affollamento anche lì, forse meglio di no, no? Che arriverebbero tutti come... È tutto possibile, ora ma negli Stati Uniti c'è un bellissimo progetto un po' come utopistico, che insomma stanno sempre provando di creare di nuove cose per gli esseri umani, per vivere meglio, ma insomma c'è spazio. E l'arte è un elemento fondamentale di tutto questo. L'ultima domanda scema, questi quadri qui l'avresti potuto dipingere in uno spazio che non fosse quello dove abiti? Ma non credo, perché io questi qui li faccio la notte, al lume di con la lampadina, non è, c'è il sole ce l'ho qui dentro, quindi capito, io sono lì dentro, metto la musica e creo, è una questione creativa, non è che io devo fare, perché quando ho provato a devo fare è sempre venuto una cosa sbagliata, va, la mano va da sé, certe volte guardo la mano che va da sé, è una cosa incredibile, non ci crederesti, la mano va da sé, me la sto domandando, mando a, capito? È così. Grazie, complimenti davvero tanti, grazie.